colore, la mia pittura, diciamo così, io mi esprimo sempre attraverso il colore, è il colore che mi dà la gioia di esprimermi con molta facilità. Sono i vissuti, come ho detto, in effetti i vissuti interiori, i racconti di un artista attraverso il colore, come dice il professor Aldo Masullo. I colori del nulla, i volumi del nulla, tutto ciò che riguarda il colore dà un senso di grande emozione. Il colore portante della sua carriera artistica? Perché? È giallo e rosso. Ma non lo so, il rosso particolarmente è quello che mi spinge di più. Infatti stamattina ho messo un pantalone rosso che tenevo da tanto tempo, ho detto ma è l'occasione buona per far vedere che amo il colore rosso. Questo più che un catalogo è il catalogo. Io voglio definirlo così perché altri sono stati i riferimenti e i cataloghi pubblicati in onore delle mostre che ha tenuto Luigi Grossi, ma questo raccoglie un po' tutte le esperienze e ha qualcosa di particolare. In genere il catalogo è curato da un esperto, da un critico, e questa volta, pensate, è lui l'artefice di questo catalogo. Abbiamo avuto anche delle discussioni in merito, però devo dire che è diventata un'opera unica, questa come un'opera pittorica, perché quello che vince nel catalogo sono le immagini, sfogliandolo e guardate, sono tutte immagini che vengono fuori, raccolte da lui, dalle sue esperienze pittoriche, quello che è non necessario senz'altro, ma non tanto evidente, sono proprio le pagine scritte. Quindi quello che ha raccolto ovviamente, essendo lui l'artefice delle opere, è la sua opera, la somma delle sue opere. Ed è diventato un bene prezioso, perché è bello. Le immagini sono tante, guardate, a campo pieno. Non ci sono didascalie, non ci sono misure, se non in qualche presentazione che ha fatto. Ha raccolto con potenza alcuni dei brani che hanno presentato le varie mostre nel tempo. Sono tantissime perché la parte, che segue è una fitta, descrizione di tutti gli eventi che lo hanno visto partecipe. Per cui io devo ringraziarlo in questo caso, come critico e come curatore di tante altre opere di questo genere, non solo riferite all'opera sua, perché l'arte è questo, non è solo distrazione dalla realtà, è interpretazione della realtà.